Ah, no, ho sbagliato. Dall'altra parte. Aspetta, aspetta, mi è cascato il 3. Lo trovi? Come? Il telefono. Aspetta, non lo vedo, aspetta. Sai? No, ho fatto sul sedile. Allora, Abram? Sì. Guardami. Aspetta. Ti guardo. Sì. Ok, Abram, adesso ti farei qualche domanda. Che cosa sta succedendo, vero? Perché dovrei... Cioè, guarda meglio con i tuoi occhi. Sto guardando, ma vedo te che sei sul volante. Ora? E ti vedo uguale, che sei sul volante. Davvero? Ale. Girati. Sì. Guarda l'altra macchina. Ah! Ok. Perfetto. Adesso io faccio una cosa molto semplice. Adesso tu tieni le mani alzate e io prendo il tuo telefono, ok? Va bene. Molto bene. Ok. Adesso quella persona lì parcheggerà la macchina e viene con noi. Anzi, non può venire, noi andiamo con lui. Che ne pensi? Va bene. Ok. Andiamo. Aspetta, aspetta. Sì. Un secondo solo. Sì. Come va? Sono un po'... Ti metto al volo queste fascette. Ma... Voilà. Ma... Alexander, ma... Tranquillo, tranquillo, sali, è in gioco. Sali, sali. Ma salgo dove? Davanti, dietro? Dove? Dietro. E niente. Ora sali davanti, tranquillo. Va bene, ok. No, mi okay. Metti solo la cintura. Voilà. E voilà. Vai, metti, no? Perfetto. Tira sui finestrini. Se no prendiamo freddo, eh. Beh, effetti. Come sta? La faccia tutta a posto? Meglio. Cioè, più che altro vorrei capire questa situazione, tutto lì. Vabbè, a tempo debito. Va bene. Non è nulla di che, eh. No, vabbè, mi sono trovato legato e tutto quanto, e un po' mi preoccupo, ecco.
Ai ai ai. Allora, Abram. La cintura. Sì, un secondo solo. Puoi abbassare il finestrino, signor Totò? Aspetta, E voilà. Dato che ci sono, ti taglio pure la cinta. Sì. Perfetto. Allora, puoi scendere. Allora, ti dispiace se controllo le tasche, vero? Fai pure. Allora, vediamo un po'. Alzi un po', grazie. Vediamo cosa hai qua. Vabbè, non penso che dobbiamo far utilizzare quel coltello, vero? Alexander, direi che non sono nella posizione per poterlo fare, credo. Concordo con te. Allora, vieni, Abram, seguimi. Signor Todos, tengo... ricorda quello. Tengo le mani alzate? Venga. Sì, venga. Prego. Qua. Prego. Lei fuma, signor Abram? No. Dovrebbe. Ah. Rilassa i nervi. Ultimamente ce li abbiamo un po' tesi. Un po' tesi tutti, non crede? Diciamo che ci sono tante cose in città, Alexander, per le quali le persone fanno cose, tutto quanto. Ecco, credo. Vero, vero, vero. Abram, io sì. Vorrei la massima sincerità da parte tua in sì. questo preciso momento. Sia Rust che Evelyn mi hanno detto che tu non hai l'età che dici di avere. Posso togliermi la maschera, Alexander? Prego. Sapevo che questo momento sarebbe arrivato prima o poi. È vero. Non ho l'età che ho. Avevano ragione Rust ed Evelyn. Cosa vuoi sapere su di me? Quanti anni ha? 34. Come mai nascondere? Perché? Perché sono un agente dei servizi segreti. Veniamo inviati a campione nelle città americane. E noi dobbiamo fare poi un report delle città che hanno il tasso di criminalità molto più alto. Lo ha già fatto il report? No. Nessun report. Dovrei inviarlo fra una settimana, questo report. Allora, invece mi dica una cosa. Sì. Abram, quanto ci tiene... Anzi, diciamo la verità, signor Todò. Quanto ci teneva ad Evelyn? Io? Sì. Parecchio. Mr. Black, quanto ci teneva ad Evelyn? Perché questa domanda di Mr. Black? Perché Evelyn mi diceva che lei era il pupillo di Mr. Black. Diciamo che conosco il soggetto. Ha agito in varie situazioni, in varie circostanze. Io ho avuto modo di parlare con lui qualche volta. Abram. Dimmi. La verità. Ci sai anche te qual è la verità, Alexander? O sbaglio? Se siamo qui, di certo. Però voglio sentirlo detto direttamente da te. Vedi... Non volevo... prendere chissà quale cosa dalla città, volevo semplicemente che le persone credessero in qualcosa, che le persone avessero un punto di riferimento, ma al tempo stesso che il punto di riferimento fosse anche punto di timore. Non volevo che le persone si uccidessero in maniera completamente casuale e non volevo che le persone non avessero obiettivi nella vita. Avete usato questi escamotage già altre volte voi dei servizi segreti? No. Era una prova, io sono stato alla prova di questa
situazione che si è venuta a creare. Puoi abbassare le braccia, tranquillo. Va bene. Io ero la prova di questa cosa, semplicemente perché non era mai stato fatto. Volevamo dare un modo di timore anche alla criminalità organizzata, ponendo una persona completamente sconosciuta all'interno di una città che potesse in qualche modo fare le veci di quello che è un criminale vero e proprio. Capisco. E la cosa è anche un'altra. Cosa? Mr. Black non avrebbe mai ucciso nessuno. Lo so. Avrebbe semplicemente fatto da figura per quel che riguarda parte della criminalità. È per questo che ti ho messo a l'incontro. O almeno ci ho provato. Perché Evelyn l'hai portata su una strada sbagliata, Abra. Perché sbagliata? Perché stavate curiosando dove non dovevate curiosare. Beh, io quando mi sono accorto di aver fatto il passo più lungo della gamba, diciamo che sono tornato sui miei passi e non ho in nessun modo portato avanti una crociata che sapevo di poter perdere sin dal principio. È per questo che ti sei dimesso da consigliere? Sì, perché non volevo mettere nei casini né Ciuscia né Cosmin. Stavo indagando sui ragazzi del ghetto. Che quindi scoperto? Però ho sempre tradito l'IFAM Group. No, io quello che ho fatto è stata una semplice cosa. Proprio per non recare danno e non tradire l'IFAM Group sono uscito da consigliere. Parlando con Cosmin e con tutte le persone, io ho un senso di dovere di giustizia molto più alto rispetto al normale. Quindi non volevo mettere nei casini Cosmin e Ciuscia con quello che poteva essere una mia battaglia personale, perché sicuramente avrebbero pagato anche loro le conseguenze di questo mio atto. Io sui ragazzi del ghetto ho scoperto ben poco. I primi due incontri che abbiamo fatto sono andati relativamente bene, tranne per la persona che era di fianco a me, che gli hanno sparato in pieno petto senza dire né a né ba. Chi era? Cosimo De Cosimo. Cosimo. Sì, Cosimo. È un informatore? Su questo non lo so, Alexander. Non lo so veramente. Secondo te perché gli hanno sparato? Perché non volevano avere testimoni di quello che stesse succedendo lì. Semplice. Io me la sono cavata semplicemente con un datemi 48 ore di tempo. E qualcosa, qualche informazione potrò portarvela. Loro volevano semplicemente avere droga e armi, nulla di più, come qualsiasi altra persona. Il secondo incontro è avvenuto dopo appunto le 48 ore. C'era Kane Sullivan, quello che può essere un po' il boss di questo, di questa banda di deviati. Da quello che mi hanno detto le persone, c'è stato poi un altro incontro, però di quell'incontro non ricordo praticamente niente. Ricordo solamente che ero in un posto su due piani, un'officina al piano di sotto e al piano di sopra tipo un bar, ok? E in realtà lei si ricorda qualcosa di questi posti? Io una mezza idea ce l'avrei. Successivamente mi torna in mente, forse. Successivamente hanno optato per spararmi, pugnalarmi e darmi fuoco. Questo perché Abram ti sei fatto molti nemici in città. Lo so. Troppi. Lo so, Alexander. E come una spirale te ne sei portati tanti altri dietro. Evelyn nella prova. Come? Evelyn nella prova. Io su Evelyn non so più niente, Alexander, da un po' di tempo. Lo so, sono stata l'ultima persona a vederla. E non sai quanto mi dispiace. Io so già, Alexander, che da questo nostro incontro non ne uscirò vivo.
Lo so già. Come mai pensi questo? Totò, siete armati. Vi ho detto delle cose molto particolari. Vi ho dato delle informazioni molto sensibili. E avere una persona come me in città che può, tra virgolette, conoscere quello che voi state facendo in questo momento può essere controproducente. Cosa lo sa anche lei, Totò. Avevi dei sospetti, Abram? Su chi? Sul signor Totò. Assolutamente no. Io, anzi, Alexander, ti credevo... Per me sei ancora, tuttora, un amico nonostante la situazione. Non sei la prima persona che me l'ha detto. Lo so. Io ti chiedo solo una cosa, Alexander. Che questo sacrificio, questa situazione che stiamo vivendo non sia invano. Perché è vero che io magari posso essermi fatto tanti nemici. Ma in città ci sono tante persone, Alexander, che vorrebbero vedere gente morta. Solo per il puro gusto di vederla morta. Vedila così, Abram. Dimmi. La storia di Mr. Black potrà andare avanti. Non so per quanto. Beh. Il tuo ideale di Mr. Black comunque sia... Diciamo che non aveva proprio tutti i torti. Avere una figura così... fuggiasca. Molto teatrale anche. Certo. Che possa comandare, diciamo, i criminali di bassa leva può sempre tornare utile. Purtroppo però, come notato, le pistole stanno sparando troppo. E ciò fin troppo da fare. Fin troppo. E purtroppo anche le bocche parlano troppo. Vero. Questo è stato un tuo difetto. Sai perché è un mio difetto? Perché io volevo che le persone credessero in qualcosa, avessero un timore e combattessero contro questo timore. Perché, Alexander, io penso che la paura sia nell'attimo in cui non si conosce qualcosa. È vero, Alexander, io anche adesso ho paura, verissimo. Ma non è la classica paura della persona che non sa cosa succede. Io so perfettamente cosa sta succedendo. La mia paura è che l'ideale muoia. Io non voglio che l'ideale muoia. Può morire il corpo, può morire la persona, muore il contenitore. Ma l'ideale deve sempre restare in alto. Ma sai qual è il problema, Abram, degli ideali? Dimmi. Siamo nell'epoca sbagliata. Lo so. Lo so. Signor Totò, altre domande? No. Seguimi, Abram. Sì. Metti le mani dietro la testa, girati. Ti devo, per sicurezza. Sì. Ok. Ti apro lo sportello, Sì. Grazie. Ti metto la cintura. Sì. Ok. Capisci, mio Abram, dobbiamo farlo sembrare un incidente. Non posso permettermi di far saltare la mia copertura. Lo capisco. Sai che ore sono? 17:39. Ok. Fai in modo una cosa. Ti chiedo solo un favore. Quale? Che sia rapido e indolore. Ah, guarda, rapido sarà senz'altro. Ti ringrazio. Allora. Sembra tranquillo. Come sempre. I passi li cerchiamo bene.
Scendi. Sì. Non fare scherzi, vieni con me. Ma non scherzare. Non sono, non ho proprio, non sono in vena di fare scherzi. Allora, ferma di qua. Sì. Ti metterò questo sacco in testa. Sì. Vai alla tua destra. Come? Segui la mia voce. Bravissimo, vieni, vieni, vieni. Sì. Avanti, avanti, avanti. Vieni. Fermati. Devi metterti in ginocchio. Aspetta che ci provo. Aspetta. Perfetto. Ecco qua. Vediamo quale sono. Abram, un ultimo desiderio? Cerca di non fare cose avventate con le persone, Alexander. Cerca di portare avanti un ideale che tu hai. Portalo sempre avanti. Fai in modo che questo mio sacrificio non sia invano. Ti chiedo solo questo. Nessun sacrificio è invano. Nessun sacrificio. Spero che finisca qua, ma non credo. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Diciamo, ho vissuto bene i miei anni. Sì, non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Poteva viverne di più, no? Potevo anche viverne di meno. Io mi svegliavo ogni giorno sapendo che poteva essere l'ultimo. Quindi dai il 100% di te stesso. Sempre. Purtroppo stavamo negli schieramenti opposti. Lo so, caro, lo so. Io... La giustizia è personale, come si dice, no? Il giusto è tutto molto personale. Io ringrazio ogni giorno, anzi ringraziavo ogni giorno di poter calpestare il suolo. Quindi... Potevo avere più anni, tutto è vero. Potevo anche viverne di meno. Quindi... In fondo è andata bene così, penso. Mi faccia compagnia. Sì. Ha mai preso un treno? Sì, parecchi. Li ho anche lasciati andare parecchi. Per arrivare a Los Santos ha preso l'aereo, ha preso il treno. Aereo. Ma in questa città le è mai capitato di prendere un treno? No. Mai. Sempre l'aereo? Sì. Ah. Capitano meno incidenti aerei che portano più morti che incidenti ferroviari. Vero. Proprio vero. Vuoi che lascio un messaggio a qualcuno delle persone a cui sono ancora qui in questa città? Dille di credere sempre loro stessi.
sempre, di non abbandonare mai nulla, di non arrendersi mai. E dille a Carmen che l'ho veramente voluto tanto bene. Glielo dirò. Grazie. È ritardo o sbaglio? Da dove dovrebbe arrivare? Da sud. Sta arrivando, mi sa, l'ho sentito. Dici? Abram, dimmi. È stato un piacere. Anche per me, ragazzi. Ricordati, Alexander, porta sempre avanti un ideale. È quello che ti fa alzare la mattina. Grazie per il tempo che mi hai concesso.